Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo episodio di Diablo 3 Reaper of Soul con Lord Wolfram, aka io sono la legge, la giustizia, la temperanza. No, la temperanza decisamente non ce l'ha. Siamo alla seconda puntata di Reaper of Soul, l'atto 5 di Reaper of, che è appunto introdotto da Reaper of Soul, e dobbiamo andare a distruggere due crogioli della morte che trasformano gli abitanti in mostri schifosi, terrificanti. Vabbè, roba, solita roba. Parliamo con Haemon, nuovo compagno. Ricordi il mormorio che sentivo? Sì, era il ragazzino che hai recuperato. Brisen, lo so, me lo ricordo. Brisen, sono venuto a trovare il tuo amico. E adesso mi sta sempre fra i piedi. Mi hai salvato la vita. Adesso non te lo levi più di torno. Già, voglio ricompensare Edric aiutandolo nel suo lavoro. Vai, vai! E io ti ho detto di stare alla larga dalla mia forgia. Ma insomma, Brise! Cioè, Brise, insomma, non c'è bisogno di fare così lo scorbutico. Come dici, Brise? In passato. Sono cresciuto vicino al porto. Non era la zona migliore della città, ma... Sei pelato? È per questo che non togli il cappuccio? Sono morti durante l'epidemia di peste. Oh, non è un problema, Cioè, si può essere pelati. Anch'io sono pelato. No, è meglio rasato. Se dovessero stare sempre insieme. Li odiavo per avermi lasciato solo, ma adesso mi conforta il fatto che non abbiano visto tutto questo. Sì, sì. Comunque, se hai la testa bella lucida perché sei pelato, veramente non ti devi fare problemi. Nel senso, guarda Cormac, lui probabilmente stanno morendo alla cute sotto quell'elmo. Ma andiamo avanti, che tanto non interessa. Gli angeli ci farebbero una cosa del genere. Ma che stai dicendo? È chiaramente opera di un demone. Sì. Che cosa ti serve? Dillo alla collezionista. L'orgo, tintura incantevole. Colore rosa. Oh, santo cielo. Facciamo tintura cardinalizia. Tintura da esploratore, tintura da marinaio. Ah. Tintura autunnale, arancione. Ma no, non mi convince. Voglio un colore più da Wolfram. Qualcosa che mi rispecchia appieno. I bassi fondi forse hanno quello che cerco. Ai bassi fondi! Sta gente è proprio morta bene, Mamma mia. Borsa. Madonna, si perde anche lui le borse. Dopo anni di suppliche, il concilio di Argiris ha finalmente accettato di inviarmi in cerca di Maltael. Non fallirò, giacché il paradiso celeste ha estremo bisogno della presenza del mio signore. Vista la crescente attenzione di Maltael per gli umani, Tyrael ha suggerito di iniziare la mia ricerca sul Sanctuarium. Quello è stato trasformato... Oh, questa è la tua fine! Punitore? Non lo... No, il punitore! No, no! Mi sembra più Bane, però... Ah, non ho sbloccato... l'achievement. Ok, adesso conosci il punitore, sei entrato in relazione con lui... Vi conoscete? Bestiario. Punitore. La parata annuale in onore di Rakkis passava di qui. La parata annuale in onore di Rakkis era così importante. Ah. Anzi, però. Oh, guarda, sono più veloce delle frecce. Lord Wolfram, staccano vista. Wow, fonte di riflesso. Vai che riserva di esperienza. Mi fa sempre comodo. Evocatore dei morti. Guardi, vadi pure, non si preoccupi, io sono qui solo per massacrarla. Non ti trasformare, non ti trasformare. Grazie.
Pensaci tu, Cormac. Concludi tu il lavoro. Wow, 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 wow. Ci ha fatto. Ma mi dispiace, è stata per voi. L'ultima trappola. Che avete? Che farete mai? Wow, 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 wow. Serve pazienza. Ma quel pulitore cosa... Non ho mica ben capito. Ah, ai, 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 ai. Esorcista. Tutti conoscono la reputazione degli esorcisti di Cuor della Marca. Guerrieri spirituali specializzati nel contrastare la possessione demoniaca. Per tradizione arrivano con le tenebre, avvolti in vesti nere quanto la notte che li ha evocati. Operano in segretezza, estirpando i demoni che risiedono nelle loro vittime. Ora Maltael li ha mutati, ed essi si aggirano per la città, sotto forma inumana, strappando l'anima a chiunque incontra. Ok. Esorcisti che non fanno più il loro lavoro, insomma. Mamma mia, veramente. Qua va tutto a scatafascia. Mettiti in salvo. No, no, non preoccuparti, a me piace sto lavoro. Lo adoro. Ti ho detto di andartene. Quei mostri mi hanno privata dell'umanità. Io. Oh. No! Wow, wow, wow. Dava vittoria. Dava vittoria è tornata un pochettino demone. Dava vittoria. Non è che per caso lei aveva dei segretucci. Vuole dirmi qualcosa? Ma io potrei. Dava vittoria. Secondo me aveva dei piccoli peccatucci da dire, eh. Gli dica il buon. Infatti, l'orribile segreto, ecco. Mica dicevo. Gli angeli e i loro mostri stanno uccidendo tutti. Che cosa mi faranno quando scopriranno chi sono realmente? Mia madre e l'attacco demoniaco a cui è sopravvissuta. Oh, cazzo. È tutto troppo orribile. Ah, ok. Quindi la madre posseduta e qualcosa è rimasto con a fargli compagnia. Ah, povera, mi dispiace. Andiamo su di qua, vediamo cosa c'è. Voglio esplorarmela tutta se possibile. Cuor della Marca. Wow, 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 wow. Ciao pulitore. Eliminati, eliminati. Questo nuovo scudo mi fa impazzire. No, abbastanza collera. Come paglia al vento. Veramente. Per no, ma smettetela di venire posseduti voi soldati. Ho trovato bisogno di più collera. Insomma, ma mettetevi qualcosa per una maglietta della salute. Che cazzo, ogni volta venite. Che fastidio. Dai, sono resistenti, mi devo pompare ancora di più. Ma questi come li ammazzo? Nulla? Ok. Proviamo ad andare ancora più su. Facciamo per ora i bordi. Wow, 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 wow! No, no! Goblin, goblin, goblin! Dov'è, 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 dov'è? Wow! Sì, goblin maledetto! Ti ho preso, ragazzone. Cosa mi hai lasciato? Uno scudo? Eh?
Una cintura. Ah. E un diamante. Non male, non male, non male. Eliminati il tronco. Madonna, qua però c'erano proprio delle porte imponenti a cuore della marca, eh. Vorrei trovare uno degli altri diari per trasporto per armature. Ah! Del buonissimo. Vorrei trovare l'altro diario sulla storia della marca. Potrebbe essere interessante comunque. Guarda. Siamo arrivati alla fine? Ok, non prosegue più di così. E la madonna, ma che martello è, la menomatrice. Fatta da barbaro. Arma poderosa a due mani, una roba che io non posso neanche... Madonna. Posso neanche toccare. La madonna, Scendiamo giù! Vieni, Cormac! Cormac, ti sei bloccato? Cormac. Come cazzo? No! Non capivo più come si teletrasporta Cormac. È un demone! No, non credo, proprio Cormac. No. Pensa tu l'ultimo, eh? Io mi porto avanti. Ma porca... Quando fa danni però questa cosa fa veramente una marea di danni. Datemi un mini boss, ragazzi. Birreria. Ma andiamo a prenderci una birra? E le dici, Cormac? Una bella buona birra? Fondo anche la legge a sete. No, fanno male i finitori. La città mi piace un sacco, il design di questa città. Wow. Adesso torno a farmi la birra, ragazzi, non preoccupate. Unitore dei miei stivali. Ah, state calmo. Infatti, i cazzi. Poi. Wow. Si combatte! Ho bisogno di più collera. No, ma quando è che sono morti? In che momento? Ouch. Non sono stato io. Ancora non sono stato io. Capo pattuglia. Alcuni dei miei uomini sono bloccati nel cortile a combattere i ritornanti. Ti prego, aiutami a salvarli. Già, certo. Wow. Oh, madonna. Foss l'usurpatore, vile mietitore. Mamma, quelli li ha massacrati. Cormac, potete anche venire a darmi una mano, vero? I tuoi dubbi sull'ordine non hanno placato la tua sete di combattimento. Chi sei che l'hai trasportato? Ero soldato a cuor della marca, prima che l'ordine mi accogliesse. Ho la battaglia nel sangue. Allora magari qualcuno ti conosce anche da queste parti. Scusate. Perché sta succedendo questo? È una follia. Ah beh. Porta i tuoi uomini all'enclave dei sopravvissuti, al sagrato della cattedrale di Zakharum. Vai.
Che io ho liberato già tutto lì. Ho salvato anche lui, il capo pattuglia. Mi ringrazierai un giorno. Forse. Forse ti ho condotto in mezzo alla trappola. Wow, 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 quanta gente, quanta gente, quanta gente. E lì c'è qualcuno di grosso. È lui che mi interessa veramente. Oh, Grash l'archibugio. Merda. Spara che colpi. Sono guarito. Non ho abbastanza collera. Curami. Wow, 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 grazie Cormac. A buon rendere. Uff. Dove siete voi? Ma no, stai zitto. Ho bisogno di più collera. Lancia ancora. Non ho capito chi ha lanciato quel colpo. Quella bombardata. Wow, wow, wow. Ciao, ciao, ciao. Espiazione. Io non uso espiazione, mannaggia. Madonna, sotto i piedi. Ma lasciami passare. Pensaci tu, Cormac! Madonna. Allora. Sperando di non morire cagando. E questa qua, vabbè, lasciamo perdere. Era brutta, era brutta. Allora. Forzerino, forzerino. Forzere. Pista spoglia. Cosa ho raccolto? Ah, un amuleto. Molto carino. Ma stai zitto a te. Ma insomma, non ti hai insegnato l'educazione. Wow. No, 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 due esorcisti, no. Questi fanno male, fanno male. Però sono, sono fragili. Ok. Buono a sapersi. No, no! Li ho attirati qui come agnellini al macello. Le vostre anime alimenteranno il mio potere, Fonte, rendendomi degno di servire Sire Maltael. Ma Sire Maltael non vuole umani con sé, idiota di un Ponzio Pilato. Ponzio si chiama. Porca. Dove vai, Ponzio? Non ancora. Ho da discutere con te un paio di cose. Ti eri lavato le mani, eh? Te ne eri lavato le mani? È così che lo metti? Lord Wolfram non si lava le mani. Se non con il tuo sangue. Genesi del pensatore? È inutile come in vita. Infatti è un copricapo per maghi, ovvio. Oh, 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 Placavana. Cos'è? Oh, un elmo! Debolino! Peccato. Oh, 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 meno salti in giro. Wow! Valoel. Madonna, madonna, cattiveria. Ah! Non posso ancora farlo. Ok, ok, pensavo fosse più dura.
Poi c'è il caro Cormac che mi cura, quindi fai del tuo peggio, non ti temo. E infatti, che delusione. Ragazzi, però tirate male le frecce, nel senso, le posso schivare ancora un po'. Madonna, che critico. Conte di Winton. Non sono stati i miei editori. Cos'è successo? Ah, questo è un caso per Lord Wolfram. Cormac, i cadaveri sono ancora freddi. Andiamo. Wow! Meritano vendetta. E la porta me lo impedisce. Madonna, quanti... Altri morti. Morte ai nobili! Ah. Garel! Che succede qui? Madonna, la legge. È tempo che... Ma è la stessa faccia dell'altro. Il re in città, ma gli abbiamo teso una trappola. La città è sotto assedio. Come vi viene in mente di aggredire il vostro re? Cosa? Non sei dei nostri? Allora muori con i nostri nemici. I rivoluzionari! Volta gabbana! Madonna, la faccia dei rivoluzionari! Diablo, questo è più forte di te! Oh, povero diablo. Mi fa più danni di diavolo. Sia lode ad Akara. Lord Winton, la vostra scoperta di un reggimento sopravvissuto ci entusiasma. Con queste nuove forze possiamo rovesciare la situazione e salvare la città. Le vostre divergenze con la corona sono ben note, ma siamo compiaciuti del fatto che le abbiate messe da parte in un momento come questo. Lunga vita a cuor della marca. Ok. Maltel morirà come ha fatto diavolo. Noi combattiamo per tutto ciò che è bene. Non possiamo perdere. I buoni muoiono facilmente quanto i cattivi, Cormac. Affronta ogni scontro come se fosse l'ultimo. Già. Minchia, Lord Wolfram. Insomma, un po' più di positività. Qui abbiamo massacrato tutti. Mi piace, ci sono un sacco di quest minori. Ah, allora, sono nei bassi fondi dove c'è questa enorme statua. E vorrei proseguire prima di esplorare di qua, perché me lo segna qui a nord. Il partigiano riquietro. Ah, questa è quella che usano i nuovi Oradrim. Quindi si è ricaricata, quindi adesso vediamo cosa abbiamo di nuovo. Furia celeste con sbarramento. Ma no, non mi ha mai fatto impazzire questa cosa. Dai, tu sei sopravvissuto. Bravo. Non ti sei trasformato. Bravo. Strano. Sarà un demone. Ma non importa. Ma dai. Gente, ma veramente, ma porca miseria, ma cercate di non farvi ammazzare tutti quanti. È imbarazzante. Sembra quasi che abbiate dei crolli proprio mentre mi vedete. Cos'è? Oh mio Dio, Lord Wolfram. E svenite, no? Non si fa così. Passiamo prima da qua al nord. Fatto uguale. Dopo ripasso, non preoccupatevi, gente. Il posto comunque mi piace da ammazzire. No! Mietitori. Fortuna che non sono come i mietitori di Supernatural. Fiancali. Ma questi
casse di rifornimento proprio terra a terra. Tristezza. Wow, 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 wow. Cazzo, ho un'arma che fa una marea di danni eppure mi sento... Ok, ho aumentato la difficoltà, ma questi veramente cadono in maniera molto lenta. Cioè, mi aspettavo qualcosa di più. Oh, voglio un mazzaprusto più figo, ma dispiace ragazzi, finché non lo trovo questa mazza del re d'osso. Vecchio magazzino dei contrabbandieri. Per fortuna che hanno messo, che l'hanno scritto chiaramente da fuori, perché sennò era un casino. Gli attacchi peggiorano. Presto raggiungeranno i sopravvissuti. La mia collera scarseggia. Voi siete guardie semplici. Giusto, ragazzi? Siete donne. Ah, per questo siete, nel senso, avete proprio una divisa diversa. Oh. Tutti qua hanno divise ben diverse. Gente, ma voi non è caso che torniate dall'altra parte? Abbastanza collera. Donna se cadono dall'alto però, eh. Doglie, doglie! Quanti cavolo siete, ragazzi? Siete un'intera guarnigione e siete dentro una cosa dei contrabbandieri. Ho bisogno di più collera. Ma no! Siete un bordello di gente! Capitano Nobel! Siamo qui da giorni. Questa gente non ce la fa più. C'è un enclave di sopravvissuti qui vicino. Porta tutti quanti lì. Sono 5 tizi! Sono 6 abitanti e eravate in 40 a difenderli! E vi state tutti radunando sullo stesso punto. Oh, oh mio Dio, oh mio Dio! Hanno una capacità di teletrasporto inumana. E invece ti sei persa? Non vuoi tornare a casa? Non ti piace sopravvivere? Ti piace il pericolo? Segui Lord Wolfram allora! Wow, 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 wow! Cosa vedono i miei occhi da paladino? La crociata. Un forziere splendente. Oh, bello, bello, bello. Rubino. Entità del caposaldo. Pendente letale. Ali mortali. Diamante radioso e... No, quei fianchi... Sono troppo deboli. Ah. Interessante. Non interessante. Per niente interessante. Peccato, peccato, peccato. Torniamo indietro. Ragazzi, mi piacciono un sacco tutte queste piccole, piccole cose. Alla fine mi sta dando molto l'idea che comunque posso salvare la gente. Molto più di quanto succedeva su... Allora, stiamo facendo il giro, giro in girello intorno a Korvac. Non si gioca così, eh. Non mi piace sto gioco. Io ho l'armatura, sono lento. Distruggiamo le vettovaglie perché, oh, sia mai che siano utili ai morti. Però almeno questi non si nascondono nei barili, devo ammetterlo. Wow, 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 ancelle della morte, ragazzi, siete, adesso siete così, proprio a gratis. Infatti siete più deboli. La mia collera scarseggia. No, non scarseggia, fidati. Alla scomparsa di Maltael, il concilio di Angiris affidò al suo servitore più fedele, Urzael, il compito di trovarlo e ricondurlo al paradiso celeste. Urzael, accompagnato dalla setta di ancelle più devote a Maltael, partì alla ricerca del suo signore. Né lui né le ancelle
fecero mai ritorno. Ci sarà un motivo. Allora, questo bellissimo posto l'ho esplorato tutto. Vai, cadavere. Pensavo che nulla potesse sconfiggere l'armata della Marca Occidentale. Il posto è figo, è bello fortificato, Carmack. Veramente, puoi andare fiero della tua città. E quanta protezione dai mostri, purtroppo. Insomma, oh, contro i vivi sta da Dio, eh. Probabilmente anche contro i demoni non era male. Ma contro quelli che ti ciurano le anime. Danni subiti ridotti del 25%, ottimo ragazzi. Spacchiamo il carretto perché il carretto non si deve spaccare. Potrebbe creare situazioni paradossali. Wow, 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 covo dei ribelli. Ma do! Serve pazienza. Presto, dobbiamo salvare i miei amici. Ma voi state uscendo però, eh. Bel re che ci è toccato. Ma non è che ha evocato lui la... Oh. Re Giustiniano sarà già fuggito dalla città. È ora che il popolo si sollevi. Questo è il peggior momento possibile per azzannarvi tra voi. Ma questa è la nostra unica occasione di sottrarci al gioco del re. Ribellione! Freno la lingua, abitante. Questo è tradimento. Madonna, Cormac ti sfrangia tutto. Proprio ti fa pentire di essere nato. L'hai visto? L'hai visto che faccia che c'ha? Eh? Sembra bello e carino e coccoloso, ma io so certe cose. Madonna! Gente, re forti! Oh, nessuno resiste alla mia... alla mia classifica, la Hit Parade di Lord Wolfram. Al primo posto, mazza che te mazzo. Al secondo posto, io furo la legge e tu no. Secondo gruppo, salvato. Coglioni però, eh. Posto bello questo covo. Wow, qui non ci si diverte senza che io sono invitato. Capitemi. Rianimatore. Non ancora. Questo mi è piaciuto. Ho bisogno di più collera. Cazzo, questi sopravvivono proprio dei soldati, eh. Rendete conto. Ho incontrato degli inquietanti chirotteri nelle caverne situate nei dintorni di Cuor della Marca. Io e i miei compagni ci eravamo riparati e stavamo mettendo ordine fra i miei registri. Quando quelle miserabili creature ci hanno assalito, riducendo le mie pergamene a brandelli. Sventurata la terra che verrà privata di tali preziose conoscenze. Sì. Rianimatore. Questa qua però... La prima volta che ho visto un rianimatore non mi è parso così minaccioso. Poi attese un braccio di fronte a sé, illuminando il suolo di luce spettrale. Le ossa di uomini e belve sono emerse dal terreno, avanzando verso di me. Minchia, Lorat, non mi farò la fine di Deckard Cain, ti prego. Che veramente lui ha fatto una brutta vita, per metà del tempo in prigione, inseguito, per metà del tempo sperculato dalla nipote. Non è una bella vita... Attenzione, parliamo con Severin. Grazie dell'aiuto, ma non è finita. Il re ci ha traditi tutti. Se non ci credi, leggi questo, il suo diario privato. Ah! Dove l'hai preso? Beh, diciamo solo che proviene da qualcuno che ha a cuore noi, poveracci. Sono esausto. Perché sei dovuto morire, fratello? Non ero tagliato per fare il re.
I nobili minacciano di ribellarsi per piegarmi al loro volere. Mi abbandoneranno, o peggio, se non tengo il popolo a bada. Non c'è speranza. Non prova nulla, anzi... Vabbè, lasciamo perdere. Quello scudo però era figo, eh. Era più figo della cosa delle polsiere imbottite che ho trovato. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi... Credo di aver esplorato quasi tutto. Sì, devo esplorare questo pezzettino e poi scendere giù. E una volta sceso giù dovrei essere a posto. Dai, che ce la facciamo. Concludiamo i bassi fondi in giornata. Oh, Madonna, sti esorcisti. Io qui vedo lo scheletro, mi inquietano. Madonna, l'anoressia proprio. Via di qui! Non credo che... Via di qui! Ed è morto. Madonna, quante piccole... piccole queste, mi piace. Ricorda molto Neverwinter. L'uno. Tante piccole qui. Wow, 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 wow! Casa violata, dovevo pensarci. Sei tu o sono io che congela, Cormac? Non ho capito. Elgorath, signore dei cadaveri, accivicchia. Madonna, quanti... No, Cormac, fidati, ti muovi, muoviti, muovi col culetto sotto. Col culetto sotto proprio. Non ho abbastanza collera. Le mie ferite guariscono. Madonna, santo. E io ho una rigenerazione mostruosa. Vendetta tra 3, 2, 1. Via! Amato! Questo mi è piaciuto. Tiralo giù. Madonna santa! Cazzo, si era tosto quello lì. Bella spadina. Andiamo. Quindi questo è fatto. Usciamo. Forse era questa l'ultima. L'ultima mini quest del posto. Sherry, basta. Basta. Veramente, basta. Cioè, un limite a tutto. Ma prendete qualcosa, prendete una balestra, prendete un mato, quanto oro che c'avevi te! Avevi appena fatto una rapina, vi ha rubato. Beh, meglio nelle mie tasche che nelle tue. La legge sono io in fondo. Io so cosa è meglio fare con questo denaro. Penso. Forse. Ok, quindi... Ok, quindi devo scendere giù in basso. E dovrei arrivare al primo crogiolo. Questo forziere me l'ho proprio dimenticato, eh. Anche ci sia molto, però... Oh, un forziere. Non si dimentica un forziere. Lasciate in giro per strada, ma vabbè, oh. Non tutti sono perfetti. Non ho neanche bisogno di uno scassinatore. Che fortuna. Perché Cormac non credo che sia così bravo. Ha le mani grosse. Malta il pagherà per quello che ha fatto alla mia città. Lo giuro. Va bene, Cormac, però... Mentre lo giuri, vieni qua, dammi una mano. Mamma mia, ho spaccato il muretto. Cormac, non te la prendo neanche con me. Che io sto solo facendo il mio lavoro. Se spacco i muretti o le impalcature è solo perché sono molto... mi piace. Te lo devo ammettere, mi piace fare casini e bla bla bla.
E vabbè, però sono fatte di veramente sono fatte di carta stagnola, eh. Guarda che qui c'è da parlare con l'assessore comunale, che veramente l'ha fatto con i piedi sto posto. Cioè, ste balaustre. Ah, via sotto. E ciao, avvocatore dei morti. Tu speri veramente che ti lasci in piedi? Sei già morto, ma non lo sai. No. Ma cavolo. Veramente, sti arcieri che mi hai lasciato in mezzo. Magari se li colpisco mi ricarico un po'. Scendiamo. Non c'è nulla. Mannaggia. Vai, sopravvivi! Quello sta aspettando di morire. Brutto rincoglionito, usa l'arco! Usalo! Invece di... Ma meriti di morire! Oh, schiacciato troppo. Wolfram ha un animo sensibile. Non schiaccerebbe mai il topo. Ok, entriamo nella strada di Gideon. Borsa di Urzal. Diario di Urzal, parte 2. Ma di umani ne ho trovati, anche troppi. S'ammazzano e si ingannano a vicenda, lasciando morire di fame i loro fratelli. Se mai il loro vero potere venisse liberato, saremmo tutti spacciati. Hanno la possibilità di scegliere fra bene e male, e la stragrande maggioranza sceglie il male. Vabbè, non siamo tutti perfetti, per questo c'è Lord Wolfram. Madonna, touchdown! Lord Wolfram, campione mondiale di lancio del torso umano. Madonna, che strada inquietante, sto camminando su cadaveri. Quell'ancella della morte controlla il crogiolo d'anima. Non v'è posto per lei nel nostro mondo. Facciamo in modo di cacciarla. Signora, ingiunzione di sfratto, che può andarsene? Che c'è un problema proprio, c'è un problema con i permessi, lei non ha richiesto i permessi per esecuzione in sussuolo pubblico di strane pratiche, mamma mia che brutta cosa questo, wow. Tu che mi fa così tanto male? Ah, sei tu esorcista di merda. Devo proprio mirare per primo. Poi distruggo le pile di cadaveri. Cazzo, è ovunque. I cadaveri sono ovunque in questo posto. Scusi, le passo sotto i piedi che... Madò sta sfera. Madò la sfera. Dai. Wow. Esorcista del Menga, veramente. Hai scatenato le tenebre contro te stesso, mortale. Aia. Cormac, è arrivato il momento di una di quelle tue cure rivitalizzanti, quei tuoi tonici. Cazzarola, quant'è tosta la ragazza. Posso ancora farlo. Driga! Vabbè, mi ha fatto un bordello di male, però non è così resistente. Wow.
in quanta danni, mamma mamma mia, terrificante. Dai, 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 dai. Sì. Le ferite guariscono. Ciao, Crogiolo. Bego io. Non scherzano i miei titoli, eh. Grazie. Sapevo che saresti arrivato in tempo per salvarmi. Miriam? Ciao. Come facevi a saperlo? Sono Miriam Jazia, veggente del popolo dei Vecin. Sono veci veci. Il nostro incontro, ma non questo orrore. Sono dovevi farlo, per aiutarti. È rimasto un crogiolo e se distruggi quello, le ancelle non riusciranno a crearne altri. Perché? Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo metterci subito in marcia. No, 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 no. Adesso tu mi spieghi perché non ne possono creare altri. No, basta. Io mi sono... Insomma, ma vi pare logico? Cioè, io sono qui con la signorina Miriam, che porco Giuda è una zingara bella in carne, e ben fornita. Gnara, guarda cos'è, una settima. Ma lasciamo perdere, ragazzi. Ok, abbiamo distrutto il primo crogiolo, ha avuto un bel combattimento, ha avuto l'incontro con Miriam. Di ciò che hanno fatto Azmodan, Ubelial, è paragonabile a questa carneficina. No, hai ragione, Cormac. No, non ti preoccupare, non ti preoccupa, non ti fa le fisime mentali che veramente non sa da fa. Madonna, quanto mi inquieta questa musica, il crescendo. Ragazzi, con questo crescendo di musica, io vi saluto. Per questa puntata è tutto. Noi ci vediamo nella prossima puntata. Andremo a distruggere il secondo crogiolo, dopodiché parleremo con Miriam di tutte le cose, scopriremo anche che cosa sa fare con il suo non seno prosperoso, con il suo la sua forma di artigianato, che cambierà le abilità delle armi magiche. Direi che per oggi, ragazzi, con questa musica inquietantissima ma figa, è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi, qui da Cuor della Marca, sopra mare di cadaveri, da Lord Wolfram. È tutto, ciao bagai. Vedi il cambio di musica? Mi piace.